Buongiorno, stamattina abbiamo finito di sistemare le valigie, adesso controlliamo di non aver lasciato qua niente, si sa mai, e portiamo i bagagli alla stazione, sono circa 20 minuti dall'appartamento, e poi andiamo un po' per negozi a vedere se c'è qualcosa di carino, perché praticamente non abbiamo ancora comprato niente. E allora, vediamo per sicurezza ancora, ma dovrebbe essere tutto vuoto. Sì, non c'è più niente praticamente. Perfetto, mi dispiace andare via come sempre, però d'altronde le vacanze finiscono. Quindi adesso andiamo perché dobbiamo lasciare la casa. Andiamo. Ciao Parigi! Colazione. Abbiamo preso un muffin al cioccolato e la vaniglia, questo al cioccolato e nocciole. E poi è un frappuccino caramel per me. Questa è la vista. Abbiamo portato i bagagli, adesso colazione e poi giretto per i negozi. Volevo andare da The Body Shop, è chiuso per ristrutturazione. Poi cos'è che c'era chiuso anche Stradivarius? Vabbè, quello non mi interessava, però anche Stradivarius era chiuso, insomma quest'anno è tutto un problema tecnico. Cioè sono chiusi i negozi e si fermano i giochi e c'è un sacco di coda, assurdo. Buongiorno. Però secondo me ci stava di più se c'era il cioccolato dentro, cioè la crema. Per me no. Non ho più filmato niente perché poi siamo andati da Forever 21, ho preso qualcosina. E poi siamo venuti alle gallerie Lafayette perché volevo andare da Topshop, visto che qua a Parigi c'è soltanto e qui alla Lafayette. Ma non merita perché la zona è un angolino molto piccolo, hanno poche cose, infatti non ho preso niente. E poi volevo prendere un vestitino, non da Topshop, ma in un altro negozio. C'era la mia taglia, ma solo nel grigio, non mi interessava, volevo altri colori, quindi mi sa che alla fine lo prenderò online. Però almeno so la taglia giusta. Adesso andiamo sui Champs-Élysées a mangiare qualcosa. Facciamo ancora un giretto lì in zona, intanto che aspettiamo l'orario, poi andiamo a prendere i bagagli e poi dobbiamo avviarci verso casa. Poi in realtà volevo prendere una borsa, ma ho visto, adesso glielo dico perché lui non lo sa ancora, ho visto che c'è la coda a bestia per prendere, sì. Ho visto la foto su Instagram di una ragazza che l'ha messa, che ha messo la foto del negozio, da fuori c'era la coda. Come da tipo dalla Dour, io ho visto che anche qua c'è la coda. Quindi se proprio vedo che anche oggi pomeriggio c'è la coda, sarà un acquisto che prenderò in Italia. Sì, tanto però qua faceva più figo prenderla. Vabbè, e basta. Adesso dai, andiamo. Andiamo, 3, 2, 1. Oh, oddio, mi sono fermata. Come abbiamo fatto oggi. Praticamente vi spiego cosa è successo oggi. Abbiamo comprato, prendiamo sempre i biglietti, quelli con la tratta singola, perché essendo avendo l'appartamento vicino in una zona bella, comunque principale, centrale, non abbiamo fatto il biglietto giornaliero o il biglietto di più giorni con la metro, ma lo prendiamo proprio così qua, facciamo spostamenti un po' più grandi. Oggi, visto che ci siamo dovuti spostare fino una ventina di minuti dall'appartamento per portare le valigie, abbiamo preso i biglietti, ne prendiamo sempre 4, costano 1,70 euro e forse si sente anche male perché c'è il traffico. Comunque, niente, mia sorella, siamo entrate tutti, mia sorella ha messo il biglietto ma non è uscito e è entrata lo stesso, però adesso di nuovo dobbiamo spostarci andare in Champs-Élysées e lei non ha il biglietto perché è rimasto nella macchinetta, vogliamo cercare di riuscire a passare perché comunque l'abbiamo pagato, però ce l'ha mangiato la macchinetta, quindi non mi va di spendere altri soldi quando in realtà l'avevamo preso. Siamo veramente sfigati, cioè lo dico ogni giorno. E adesso entriamo, proviamo.
siamo arrivati in aeroporto, alla fine non ho più filmato niente, perché un po' tra l'altro, se ci però non ho filmato niente, comunque abbiamo mangiato soltanto la mousse al cioccolato perché i panini erano terribili, non mi ispirava niente. Adesso ho preso questo macaron gigante al cioccolato, ma è duro e pesantissimo, quindi adesso vediamo com'è. Buono. Siamo appena arrivati a casa, sono cotta, è 1:15, adesso ci facciamo una doccia, ci mangiamo anche il cioccolatino che abbiamo preso e che dovevamo mangiare sull'aereo tutto sciolto. Questo col cioccolato al latte e crema di caramello, deve essere buono. Doccia e poi andiamo a nonna perché veramente mi sono avvicinata troppo. Vabbè, perché veramente siamo cotti, infatti sto anche utilizzando il telefono. Perché si è scaricato in trama in aeroporto la videocamera e ho detto vabbè. Quindi non ho registrato neanche tantissimo oggi perché un po' con le valigie, un po' i vari spostamenti, un po' i negozi, non sono riuscita granché a filmare. E basta, andiamo a dormire. Ciao!